Siamo in compagnia di Marco Schiavino alla vigilia di un match delicatissimo per il Como domenica in quella di Carpi. Marco, ti chiediamo quanto la vittoria sofferta contro l'Albino Leffe nei minuti finali vi può dar il giusto slancio per questo match importantissimo. Certo, sicuramente è stata una partita difficile, però la squadra ha risposto bene dalla partita precedente che abbiamo perso 5-0. È stata soprattutto una prova di carattere, dove comunque abbiamo anche giocato l'espresso del calcio, del bel calcio, e sicuramente ci ha caricato per la partita finale e speriamo comunque che ci arrivi anche un po' di fortuna dalle altre squadre. Noi comunque siamo concentrati a vincere, poi se il risultato arriva anche dall'altra partita ci fa un gran piacere. Andrete a Carpi in piena emergenza difesa per gli squalificati che sono Fautario e Ambrosini, ci sarà Ardito probabilmente al centro con te, è un esperimento oppure avete già provato qualche volta questa soluzione? Con Andrea non ci ho mai giocato in difesa, però so che negli anni precedenti ogni tanto sostituiva qualche difensore centrale. Certo, sicuramente in settimana proveremo e sicuramente andrà bene perché Andrea si adatta a tutto. Nicolas? Oh, Roberto, io invece mi collegherei a questa cosa carina che è stata fatta dal Como, portare insomma tanti bambini allo stadio, quindi vorrei far dire a Marco, a un tifoso in particolare che si chiama Elia, ma a tutti i bambini che seguono la trasmissione, che sono in tanti, che tifano appunto Como, che è davvero importante la scuola nella vita di un calciatore, nel percorso veramente di un calciatore professionista, diciamolo che ci sono qua tanti ragazzi anche al campo, Marco, ed è importante andare a scuola. È importante, questo sì, ci sono molti ragazzi anche della nostra squadra che frequentano l'università, io no, gli altri sì, però sicuramente è importante. Sei diplomato. Diplomato, sì. Però è importante avere anche altre strade perché non è detto che il calcio ci dà da mangiare per sempre, ecco. Va bene, tornando invece al campo, Roberto, cosa vogliamo chiedere ancora a Schiavino? Magari, anche se manca ancora 90 minuti, speriamo solo 90 alla fine della stagione del Como, chiediamo se a Marco, dal punto di vista tuo personale, ti senti di fare un resoconto finale insomma, di questa esperienza con Masca, la prima, no? Davvero professionista, personale. Allora, come esperienza personale è stata una bella esperienza personale e posso dire che questa seconda metà di anno è stata più complicata perché sono venuto da un infortunio, un po' il cambio mister e ho giocato meno confronto all'andata dove ho fatto tutte le partite, sono stato convocato in Nazionale Lega Pro e quindi soddisfatto, però si poteva fare di più. Perfetto, un ultimo invece invito ai tifosi per raggiungere in massa Carpi, che sia una bolgia. Certo, sicuramente domenica li abbiamo sentiti, siamo stati contenti anche noi come squadra, abbiamo sentito il supporto e speriamo che vengano anche all'ultima partita il più possibile e ci supportano sempre. E forza Como. E forza Como. Grazie Marco. Allora, siamo in compagnia di Filippo Perucchini, portiere del Como. Ciao Filippo, ciao. Un bel ritorno insieme a noi. Filippo, siamo alla vigilia di questa sfida delicatissima della stagione del Como, speriamo che finisca domenica al 90esimo. Come vi state preparando per questo match di Carpi? Noi stiamo pensando solo a domenica, non pensiamo a quello che può succedere dopo, a quello che può succedere sugli altri campi, perché tanto sai, può sempre succedere di tutto nel calcio, abbiamo visto di tutti i colori, anche a livelli molto più alti, quindi noi siamo concentrati solo sul Carpi, andiamo là, sicuramente non sarà facile perché comunque è una squadra forte, cercheremo di fare come sempre la nostra partita per cercare di portarci a casa i 3 punti. Una volta che noi facciamo il nostro, allora vedremo come è andata dalle altre parti e vedremo cosa dobbiamo fare. Ecco Filippo, domenica ti aspettano 2 clienti niente male come Arma e Della Rocca. Li stai studiando, pensi di vedere qualche punto debole che possono avere, fai qualche preparazione particolare? No, ma guarda, di attaccanti forti in questa categoria ce ne sono tanti, basta vedere anche solo quei dati che c'aveva Lecce o Trapani, quindi bene o male il lavoro della settimana con il nostro preparatore dei portieri è sempre generale, diciamo, non è basato su Della Rocca piuttosto che Chevanton o via dicendo, quindi ci prepareremo tutti nella solita maniera come ci siamo sempre preparati e cercheremo di far parlare il campo per noi.
Ecco, prima di poi cedere la parola a Nicolas, nella nostra testa c'è comunque l'idea o più che altro il pensiero fisso che possa davvero finire domenica la stagione? Ah sì, perché no, come ho detto prima può succedere di tutto nel calcio, quindi noi pensiamo a fare 3 punti che sono le cose che dobbiamo fare, non ce n'è di altro. Noi pensiamo a fare il nostro e poi vedremo un successo dall'altra parte. Noi siamo concentrati e convinti di potercela fare. Perfetto, Nicolas? Allora, io Roberto chiederei a Filippo innanzitutto come sta, visto che ultimamente era stato anche un po' a riposo, no? Per qualche problemino, ora come sei messo fisicamente? Bene, bene. Ho avuto un piccolo problemino all'adduttore 2 settimane fa, vabbè, ma tutto passato. E adesso bene, a posto, siamo pronti, siamo concentrati e siamo carichi per domenica. Tra l'altro, parlando anche con alcuni tifosi, mi hanno anche raccontato, mi hanno detto di questo grande intervento che hai fatto nell'ultima partita. Me lo descrivi, ce lo descrivi? È stato importante, no? Ai fini del risultato. Ma no, dai, una parata, ha fatto solo il mio dovere. Alla fine si è presentato Corradi, mi sembra, lì davanti in diagonale, ha calciato, sono riuscito a deviarla e poi, fra l'altro, palla dietro, arriva Belotti, botta sicura fuori di tanto così. Però bene, dai, bene così, è andata bene così. Vedi, anche quell'episodio magari un po' di tempo fa avrebbe preso la traversa, sarebbe entrata. Però dai, è andata bene così, siamo contenti per domenica e questo ci dà ancora più forza e convinzione nei nostri mezzi, perché secondo me domenica abbiamo giocato contro una squadra tosta, difficile da affrontare perché era veramente una squadra solida, rognosa. Abbiamo fatto 3 punti e ci hanno dato ancora di più consapevolezza che ce la possiamo fare fino alla fine. Allora, parlando del primo episodio, effettivamente sembra che adesso un po' a Como che ha Maria Parde, che è stata un po' una parentesi sfortunata, sembra che stiamo finalmente un po' girando, no? Nel verso giusto anche il rimonte, il gol finale, quello di Gammone contro l'Albino Lecce, quindi c'è tutta anche una serie di alchimia che è a vostro favore finalmente. Sì, tante volte le partite si decidono su episodi, l'abbiamo visto quest'anno un sacco di volte. Sai, c'è il momento che quando ti gira male, ti gira tutto male, c'è il momento che magari vedi che ti va un episodio mezzo e mezzo a tuo favore e ti può anche dare quella forza in più, capito? Di dire ce la faccio, ce la facciamo. Ma sì, adesso l'importante è sempre prepararsi bene durante la settimana, poi la domenica secondo me è lo specchio della settimana e si avrà anche, di sicuro bisognerà stare attenti questa partita a non avere dei cali, anche perché comunque in settimana ti dico lavoriamo bene, abbiamo sempre lavorato bene, quindi sono convinto che domenica possiamo fare veramente una bella partita, dovremmo stare concentrati come con l'Albino Lecce, siamo sempre stati sul pezzo, il gol loro è andato alla fine da un episodio perché un tiro con una palla che è rimasta lì, dopo è stato bravissimo, ha fatto un bellissimo gol. Però vedi, comunque è stato ancora un episodio. Però noi dobbiamo essere sereni, concentrati e cercare di portarli dalla nostra parte gli episodi. Con la gran voce dei tifosi, Nicolas, che si preannunciano in massa a Carpi, e magari te, Nicolas, in futuro potremo rivedere questa intervista e vedere che abbiamo intervistato magari il futuro portiere del Milan, come dicono le voci. Però intanto ce lo godiamo e se lo godono qui a Como. Ma senti un po', Filippo, ma nel caso potesse servire, ma una proiezione offensiva nell'area avversaria magari per provare il gol di testa? E l'ho fatto anche a Pavia, però a Pavia sono partito, mi hanno bloccato subito, non sono neanche entrato in area. Ah, vabbè, può succedere di tutto, eh. Abbiamo visto fare il gol, il portiere, però prima pensiamo a non prenderlo, ecco. Poi lascia fare gli altri per farlo, io devo pensare a non prenderli, fare il gol è... Certo, per pensare agli altri, dai. Lì davanti abbiamo degli attaccanti, niente male. Va bene, grazie allora Filippo. Grazie a voi. Ciao, ciao.